Calabria, terra di ricchezze. Calabria, terra di criticità. Una terra amata visceralmente, ma allo stesso tempo contestata perché non si riesce a ottenere quella normalità nei servizi, nella sanità, nelle infrastrutture. Lo sa bene il presidente della regione, Roberto Chiuto, ed è proprio sul concetto di normalità che abbiamo sviluppato un'intervista che ha toccato varie tematiche, da quelle più dibattute, ma anche i temi economici, la questione migranti, sulla quale è andato per certi versi anche contro la linea del suo schieramento politico, i temi legati all'ambiente e uno dei fiori all'occhiello della Calabria, l'agroalimentare. Una sfida ardua quella che Occhiuto ha deciso di affrontare da 2 anni a questa parte. Il lavoro inizia a dare i primi frutti, ma la strada è lunga e arriva fino a Bruxelles. Presidente, partirei dalla sua ultima 2 giorni a Bruxelles. Ha avuto vari incontri, sono stati svariati i temi che ha potuto affrontare, dai fondi comunitari al PNRR, aeroporti, migranti, ambiente. Da dove bisogna partire, secondo lei? Proprio dal rapporto con l'Europa, perché la maggior parte delle risorse che utilizziamo per le politiche di sviluppo, ma per tutte le politiche, anche quelle che riguardano il lavoro, sono risorse di provenienza europea. Noi abbiamo pochissime risorse di bilancio e tutte le politiche le facciamo con le risorse che l'Europa mette a disposizione delle regioni, soprattutto delle regioni del sud. Le regole attraverso le quali queste risorse si spendono, anche queste sono stabilite dall'Unione Europea. E però quando mi sono insediato, la sede della Calabria a Bruxelles era chiusa. Ho cominciato a frequentarla, ho cominciato a recarmi personalmente a Bruxelles per parlare con i commissari, oltre che con i direttori generali delle divisioni, e credo che questa attività stia producendo dei buoni risultati. Sull'ambiente, sull'idrico, perché abbiamo spiegato che dobbiamo risolvere tante procedure di infrazione, abbiamo la necessità di rendere più performante Sorical, affidando a Sorical anche la depurazione dei nostri mari, sullo sviluppo degli aeroporti, perché anche questo è un asset strategico che la Calabria deve sviluppare con le risorse dell'Unione Europea, e sullo sviluppo locale in generale. Ecco, sono molto soddisfatto degli incontri che ho avuto, credo che da qui a qualche settimana cominceranno ad esserci degli effetti positivi che ci daranno la possibilità di spendere più velocemente le risorse che l'Europa ci ha assegnato. Lei in precedenza aveva appunto dichiarato che i fondi europei vanno spesi subito, però vanno spesi bene. Io quando mi sono insediato ho trovato 1 miliardo di euro di risorse europee del POR che i miei predecessori non avevano speso. Ho trovato un altro 1 miliardo di euro di FSC, Fondo di Sviluppo e Coesione, che i miei predecessori non avevano speso. Ho velocizzato la spesa e credo che da qui a qualche mese, quando si tireranno le somme, la Calabria sarà tra le regioni migliori del sud per spesa effettuata. Non è importante solo la velocità della spesa, ma anche la qualità della spesa. Per farlo bisogna fare dei buoni programmi operativi, lo abbiamo fatti. Per farlo però bisogna avere anche amministrazioni comunali che siano performanti. Ci sono tante città della nostra regione che hanno da anni importanti risorse dell'Unione Europea disponibili per sviluppare quei territori e però stentano a spenderle. Noi offriamo loro tutta l'assistenza tecnica che è necessaria, però vorremmo che questo sforzo che la Regione sta compiendo fosse compiuto insieme a tanti sindaci che devono anche loro spendere più velocemente bene. Sul tema migranti, in primissima linea aveva già dichiarato che non sono un problema per l'Italia ma un'opportunità. È una dichiarazione comunque molto forte. Sì, è una dichiarazione che generalmente da un esponente di centrodestra non ci si aspetta, ma ho detto quello che penso. Ho detto che 100.000 migranti all'anno in un paese di 60 milioni di abitanti non dovrebbero essere un problema. Sono un problema quando questo paese, benché si affacci sul Mediterraneo e quindi incroci tutte le rotte di migranti, da anni non ha un modello di integrazione. Allora questi migranti vanno ad affollare le stazioni di città metropolitane, vanno
ad ammassarsi nelle periferie formando dei ghetti che mettono in crisi il sistema della sicurezza del territorio all'interno delle città. Ma il tema è che spesso si parla troppo della necessità di arginare i flussi dei migranti, e fa bene il governo a tentarci, e poco invece della necessità di integrare i migranti evitando che siano appunto ammassati in ghetti. Io sono molto orgoglioso di governare una regione che, soprattutto nella provincia di Crotone, dopo la vicenda di Cutro, ha dimostrato al Paese quanto solidale si possa essere. È una regione che ha patito il dramma dell'emigrazione, che ancora lo patisce perché tanti giovani lasciano la Calabria, e che quindi sa accogliere perché sa bene quello che prova chi scappa dalla fame, in alcuni casi dalla guerra, chi va via per costruire un futuro migliore per se stesso e per la propria famiglia. Un popolo civile è un popolo che non si ritiene proprietario del proprio territorio. Noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in un paese civile, in un paese dove non si patisce la fame, ma non siamo proprietari del nostro territorio. Cioè, noi dovremmo avere la capacità di considerarci ospiti, e allora dovremmo avere anche la sensibilità, la solidarietà per ospitare quanti scappano dalla fame. Apro il fascicolo infrastrutture. Sempre da Bruxelles ha incontrato i vertici di Ryanair. Gli ultimi dati di Isacal riferiti al traffico di quest'estate portano un numero positivo per i tre scali. Cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Io sto tenendo personalmente la delega al turismo e la terrò fin tanto che non avrò la certezza che gli accordi che sto preparando con vettori nazionali e internazionali non vadano in porto, perché credo che la Calabria possa ospitare molti più turisti di quelli che ospita. Non lo dico soltanto io, ma lo dicono anche gli operatori con cui parlo. La Puglia è satura, la Calabria invece può ospitare molti più turisti, ma abbiamo bisogno di un sistema aeroportuale che faccia arrivare i turisti. Secondo me abbiamo bisogno anche di un sistema di mobilità all'interno della regione, perché non solo di mobilità infrastrutturale, di mobilità in termini di servizi, perché oggi chi atterra in un aeroporto della nostra regione e vuole andare a vedere le bellezze di un'altra provincia non sa come arrivarci. Abbiamo pochissimi tassisti, abbiamo pochissime licenze di NCC, allora bisogna intervenire anche in quella direzione, senza curarsi di poter incrinare i rapporti con alcune corporazioni che non vorrebbero si dessero delle licenze. Anche su quello stiamo intervenendo, perché ho fatto ben due leggi regionali. La prima è stata impugnata dal governo, la seconda spero non venga impugnata, per dare alla Calabria più trasporto a domanda, utile a far muovere i turisti quando vengono. Ponte sullo Stretto. Il ministro Salvini ha detto che ci vogliono 14 miliardi di euro. I calabresi però chiedono un'implementazione delle infrastrutture già esistenti. Mi riferisco all'elettrificazione della Ionica fra tutte, la strada statale 106. Lei cosa ne pensa? Ponte sì, ponte no? Diamo priorità ad altro? Io penso che il Ponte sullo Stretto già sta dimostrandosi un grande attrattore di altre infrastrutture. Io sono riuscito ad ottenere dal governo nella scorsa legge di bilancio che si mettessero in legge di bilancio 3 miliardi di euro per la 106. Non era mai avvenuto perché negli ultimi 30 anni era stato investito se non 1 miliardo di euro. In un anno sono stati destinati 3 miliardi di euro, con un arco temporale piuttosto lungo per evitare che queste risorse si perdessero generando economie nel bilancio. È una questione tecnica. Sono riuscito ad ottenere da ANAS ora di poter mettere a bando tutti i 3 miliardi per concludere i lavori fino a Catanzaro, e dalla Ragioneria Generale dello Stato la possibilità di restringere questo arco temporale di 15 anni in maniera da realizzare prima la 106. Se non ci fosse stato il ponte, questi 3 miliardi non li avrei ottenuti, perché io ho spiegato al governo che il ponte non può essere una cattedrale nel deserto. Il ponte deve essere un attrattore di altri investimenti infrastrutturali, così come è stato per l'autostrada nei decenni passati, quando molti dicevano, quando si doveva fare l'autostrada,
questi sono matti, pensano all'autostrada e poi mancano le strade. Poi siccome è stata fatta l'autostrada sono state fatte anche le strade. Quindi il ponte ci consentirà, secondo me, di fare anche le altre infrastrutture che servono per collegare la Calabria e quindi l'Italia al ponte stesso. Il governo di recente ha istituito la zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. I parametri che ha previsto la Calabria, le chiedo scusa per il gioco di parole, li aveva già previsti, quindi siamo stati degli anticipatori da questo punto di vista. Come la vede? Che negli ultimi mesi siamo spesso anticipatori di cose che poi il governo prevede, perché anche sulla sanità abbiamo prodotto molte norme. A volte sono state anche impugnate dal governo, poi le ho viste proposte dal governo per tutta Italia in altri decreti. La ZES unica è una buona cosa, è importante che ci sia un modello di governance che la renda efficiente. Noi abbiamo qui un bravo commissario ZES, sono convinto che la ZES unica sia un'ottima cosa e do merito al ministro Fitto di averla realizzata. Sono preoccupato di chi dovrà gestire la ZES unica, perché ancora non si capisce bene. All'interno delle ZES ci sono i CORAP, sono quasi abbandonati a se stessi. Bisognerebbe incentivarli, bisognerebbe un attimino risollevare il tutto. Il CORAP è un consorzio che quando mi sono insediato era praticamente fallito. L'abbiamo messo in liquidazione coatta amministrativa. Ora il CORAP è nella condizione di risolvere il tema della liquidazione, quindi di mettersi sostanzialmente in bonis. Grazie a questa azione non sono stati licenziati i dipendenti, anzi si è cercato di assicurare ai dipendenti i diritti che giustamente chiedevano. Il CORAP gestisce le aree industriali che sono all'interno della ZES. Sulle aree industriali bisogna investire molto, lo stiamo facendo perché per esempio per la prima volta da decenni abbiamo disposto degli interventi per la manutenzione di queste aree industriali, per la videosorveglianza, perché altrimenti per decenni sono state abbandonate. C'è tanto da fare in questa regione, in ogni ambito, stiamo facendo tutto quello che è possibile senza risparmiare sforzi. Fra le tante criticità ovviamente c'è quella della sanità, lei l'ha voluta affrontare in primissima persona, però ci sono vari punti all'interno, faccio un esempio: i pronto soccorso, le ambulanze che arrivano in ritardo e qualche volta sono anche senza medico, i presidi ospedalieri locali. Lei non ha la bacchetta magica ovviamente, ma come si può e come si deve intervenire in profondità? Beh, io ho raccolto la sanità mettendoci appunto la faccia dopo 12 anni di nulla, perché in questa regione non sono state fatte assunzioni, non sono state fatti investimenti sui presidi sanitari, non è stato fatto un piano di riorganizzazione della sanità, non era stata nemmeno ricostruita la contabilità, si diceva che la Calabria avesse una contabilità orale. In un anno e mezzo ho ricostruito la contabilità, ho dimostrato che abbiamo un avanzo d'amministrazione, che non c'è questo debito mostruoso di cui si parla, ho fatto la programmazione della rete ospedaliera, della rete territoriale, ho messo in moto le risorse del PNRR per fare gli ospedali di comunità e le case di comunità, ho costruito le fondamenta di questo sistema. Ora stiamo cercando di costruire quello che deve stare sulle fondamenta. Beh, abbiamo per esempio dato ai calabresi da qualche settimana un'applicazione che consente loro di prenotare senza andare a fare file interminabili ai CUP, una cosa normale, non una cosa eccezionale, una cosa normale che purtroppo però in una regione come la Calabria mancava, perché qui le cose normali purtroppo diventano eccezionali. Ho raccolto la sanità mentre c'è un problema gigantesco in sanità in tutta Italia. In Veneto offrono ai medici le case pur di farli andare a lavorare lì.
Il problema dei pronto soccorsi è un problema che tutte le regioni hanno perché non funziona più la medicina del territorio, i medici di base non fanno più il lavoro che facevano 20 anni fa, spesso spediscono tutti sui pronto soccorsi, i pronto soccorsi si ingolfano. E io devo assumere medici, e lo stiamo facendo, mentre in tutta Italia è difficile assumere medici. Se l'avessero fatto 12, 10, 8 anni fa, noi oggi non avremmo questi problemi. Quando si poteva assumere in Italia, non hanno assunto in Calabria. Oggi la Calabria deve assumere, mentre diventa difficile anche per la Lombardia e per il Veneto. Un giovane medico specializzato che può andare in tutti gli ospedali d'Italia, di certo non va a Polisten, a Locri, ma probabilmente nemmeno a Crotone o a Castrovillari, perché può andare nei migliori ospedali dove può crescere professionalmente. Quindi stiamo facendo grandi sforzi per attrarre medici specializzati nel nostro sistema sanitario. Abbiamo assunto nell'ultimo anno e mezzo più di 2.500 unità di personale in sanità, non solo medici, ma infermieri, OSS, abbiamo stabilizzato molte figure. Lo abbiamo fatto mentre sono andate in pensione 1.700 persone, perché abbiamo incrociato la gobba pensionistica. Questo vuol dire che se ci fosse stato un altro commissario, magari uno di quelli mandati al governo negli anni passati, con 1.700 pensionamenti nei nostri ospedali e senza le 2.500 assunzioni che abbiamo fatto, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero chiusi. Mi sono inventato anche delle soluzioni straordinarie, che soluzioni non sono, sono un modo per affrontare l'emergenza, perché le soluzioni sono appunto i concorsi che stiamo facendo, ma mi riferisco ai medici cubani. Sono stato contestato quando ho lanciato questa idea da tutta Italia, dall'opposizione in Calabria, ma non solo dall'opposizione, anche tanti miei amici mi dicevano: ma sei pazzo, che fai? Uno scontro fortissimo con l'ordine dei medici. Oggi questo esperimento è un esperimento che è stato giudicato da tutti quanti vincente, ne parla tutta Italia, altri presidenti di regione mi chiamano chiedendomi come fare per prendere medici cubani, i pazienti sono felicissimi nella provincia di Reggio dove questi medici hanno lavorato e sono felicissimi anche i medici che hanno lavorato con loro, perché questi medici sono bravissimi, siccome il sistema sanitario cubano è tra i migliori del mondo. Quindi io, quando mi contestavano, ho detto: no, io credo che questa cosa sia giusta, è la soluzione per non chiudere i pronto soccorsi nella provincia di Reggio. Una sola vita salvata da un medico cubano vale più di 1.000 polemiche. Quindi, siccome è una cosa giusta, va fatta, e poi, siccome è giusta, si dimostrerà anche popolare. All'epoca popolare non era, era molto impopolare. Così è stato, perché oggi tutti quanti dicono che questo esperimento è un esperimento che è riuscito. Quindi io vado avanti, me ne frego delle polemiche, delle critiche, faccio quello che ritengo sia giusto fare, cercando di dimostrare che questa regione è governabile anche nella sanità. Presidente, un'ultima domanda. Fra i settori su cui la sua giunta punta molto e lavora molto è quello agroalimentare. La Calabria è una terra magnifica anche e soprattutto da questo punto di vista. Sì, anche per questo sto chiedendo che si faccia il rigassificatore a Gioia Tauro. Qualcuno dice che c'entra con l'agroalimentare. C'entra, perché per fare il rigassificatore devono fare la piastra del freddo che serve a produrre appunto il gas, sviluppando delle frigorie. La piastra del freddo è quella che è utilizzata dovunque nel mondo per congelare, per surgelare i prodotti agroalimentari. E se noi avessimo a Gioia Tauro, a ridosso quindi del primo porto italiano, una grande piastra del freddo, grande come quella di Anversa, noi potremmo fare in Calabria un grande distretto dell'agroalimentare e dell'agroindustria, capace di raccogliere non solo i prodotti della Calabria, ma i prodotti della Sicilia, della Campania, sviluppando un'economia che è già fiorente in Calabria, perché l'economia calabrese è tra le migliori d'Italia, anche grazie agli sforzi che molto utilmente ha prodotto l'assessore all'agricoltura in questi anni.